poi il giudice diede a lui la custodia di questa dimora e lui cominciò a lavorarci dentro, cominciò a, a chiedere le firme. Infatti io ho firmato forse 7-8 anni fa ed è riuscito poi a fare acquistare questa reggia dal governo e adesso la stanno aggiustando. E la frase di Tommaso, lui a parte diceva che questo è il cuore di la Campagna Felix, che voi lo sapete, era una delle zone più belle dove c'era il miglior fieno, e lui affermava che questo fieno non era bello perché lo diceva lui, ma lo dicevano gli animali, perché lo mangiavano con passione e crescevano bene. Il mio lavoro lo pago di tasca mia, come gli attrezzi che uso, e nessuno mi ringrazia. La mattina mi sveglio alle 4, ce la faccio anche perché mio figlio mi dà una mano. Carditello deve vivere, finché io vivo non me ne vado da qui. E poi a Natale, prima di Natale, lui scrisse al governo, ma lui scriveva a tutti, scriveva ai magistrati, scriveva ai ministri, ai sindaci, agli assessori, a tutti scriveva. E io ho avuto la fortuna di ricevere anche io qualche lettera come musicista. E prima di Natale lui scrisse: caro Babbo Natale, visto che la politica ha fatto tanto soffrire questo bene che è di tutti noi, se passi per Roma, caro Babbo Natale, fermati al Ministero dei Beni Culturali, fai che finisce di salvare la reggia, cambia documenti che non è peccato, perché Carditello non ha peccato. La notte di Natale Tommaso ci lasciò, era 2013. Grazie, dedichiamo a lui questo concerto.